cosa faccio da mangiare per Pasqua? Pa. L'agnello? No, ma proprio no. Non mi va di far da mangiare animali. Mi sento in cattività. Facciamo la crescia pasquale, il pane tipico formaggioso e dell'entroterra, e a mio avviso spacca. Versiamo il lievito sciolto nell'acqua, aggiungiamo le uova. Con una forchetta mescoliamo, inseriamo il sale e lo sciogliamo, mettiamo i formaggi grattugiati, pecorino e parmigiano e sfruttiamo la base liquida per amalgamare. Mettiamo il formaggio a cubetti, pecorino e parmigiano, il pepe, la farina, l'olio e con una mano impastiamo. Finiamo l'impasto sul tagliere, deve risultare bello morbido e fluido. In questo modo sono 4 pagnotte che andiamo a dividere con l'ausilio di un coltello o di un tarocco. Formiamo delle palline in questo modo, che poi useremo per dare la forma caratteristica di questo pane. Ed è questa. Questo è il pane dopo un'ora e mezza di lievitazione dentro il forno con lo sportello chiuso e un pentolino di acqua caldo. Il pane è pronto, l'abbiamo appena tirato dal forno, ha riposato un attimo, la crosta è meravigliosa, il pane dentro si presenta in questo modo e ha un odore fantastico e me lo mangio perché ciao!